Cosa posso fare per te in questa splendida mattina? Hai dei casi? 3. Ho un 15enne afroamericano con un trapianto di polmone. Nei prossimi 2 giorni fai solo ambulatorio. Ho appena detto... Una balla. Allora perché me l'hai chiesto? Perché se avessi detto la verità ti avrei dato solo un giorno di ambulatorio. Questo è disonesto. E mi rifiuto di appoggiare la tua... Lo farai, me lo devi. Ti ho tirato fuori di prigione e ti ci rimando. Falsa. Carogna. Che posso fare per lei in questo bel mattino? Ho detto all'infermiera che ho il raffreddore, ma non è vero. Credo di avere la sifilide o la gonorrea. Credo di avere una malattia venerea. Io credo di avere una... Chi è qui perché ha il naso che gli cola? È un raffreddore. Vi passerà. Potete andare. Chiaro che chi è rimasto non è raffreddato e verrà assegnato a un medico che non sono io, perché io sono stufo marcio di fare tamponi intimi. House, invece lo farai tu. Signore! Oh mio Dio! Signore, si fermi! Chiama la vigilanza. Che male! Le prendo un sedativo? No, grazie, sto bene. Ho la testa che mi scoppia! Mi serve qualcuno? Ecco il sedativo! È un po' tardi. Appena in tempo. Che iniezione gli hai fatto? Un mio rilassante. Come ti è venuto in mente? Bisognava farlo smettere di urlare. Ma continua a soffrire. Sì, però in silenzio. Il mio rilassante blocca la respirazione. Se vai in ipossia, in silenzio ci rimane per sempre. Ecco l'ossigeno. Allora, o continuo a fare tamponi là dove non batte il sole, oppure mi concentro per capire se i deliri di quest'uomo siano segno di una patologia mortale o solo un tic della sua personalità. La seconda ipotesi è la più consigliabile.